La dieta Plank è una strategia nutrizionale finalizzata alla perdita di peso. Famosa per la sua velocità nel produrre risultati, ma anche per la sua difficoltà, questo sistema appartiene al gruppo delle diete lampo, a maggior contenuto di proteine e a basso contenuto di carboidrati e grassi. Diversamente dalla maggior parte dei sistemi alimentari dimagranti, la dieta Plank non richiede di praticare attività fisica. La dieta Plank è concepita per durare solo 2 settimane, nelle quali promette di far dimagrire circa 9 kg anche senza dover misurare la grammatura delle porzioni. In base al suo ideatore, per i successivi 3 anni, il peso dovrebbe rimanere stabile grazie ai cambiamenti metabolici guadagnati dall'organismo. Può sembrare un efficace metodo per dimagrire velocemente, ma la sua salubrità è parecchio discussa. Dando uno sguardo alle testimonianze reperibili in rete, possiamo trovare opinioni discordanti tra chi ha effettivamente ottenuto risultati simili e chi, invece, ha sperimentato un fallimento parziale o totale. Ma possiamo davvero considerarlo un sistema nutrizionale bilanciato e sostenibile? Per la maggior parte dei professionisti, assolutamente no. Un dimagrimento sostenibile è compreso tra lo 0,5 e l'1,0% del peso a settimana, che si può ottenere tagliando tra le 350 e le 500 kcal al giorno, uniformemente distribuite tra carboidrati e grassi. Calare 9 kg in 2 settimane, impostando una dieta low carb e low fat, è molto stressante per il corpo e per la mente, ed implica alcuni rischi per la salute. Carenze nutrizionali, difficoltà a mantenere stabile la glicemia, pressione bassa e tendenza alla disidratazione, sono solo alcuni dei possibili effetti fisici indesiderati della dieta Plank. Infine, ma non meno importante, bisogna anche considerare l'impatto emotivo e psicologico. Una dieta così estrema e sbilanciata può infatti contribuire a instaurare abitudini scorrette, danneggiare l'autostima e peggiorare il rapporto con il cibo.